Con Federlegno Arredo da ormai qualche anno state portando avanti un'importante battaglia affinché la misura del 55% possa essere stabilizzata. Ecco, a che punto siamo e quali sono le iniziative che state portando avanti adesso? Sì, siamo a un punto cruciale, nel senso che credo, grazie al lavoro che abbiamo fatto con Federlegno in questo anno, soprattutto l'ultimo, nel governo è maturato la convinzione, o in buona parte del governo è maturata la convinzione che il 55% debba passare da misura provvisoria a misura strutturale, e questo è un segnale straordinariamente positivo. Ci sono due pericoli grandi, molto grandi. Uno è che passi la corrente di pensiero che il 55% deve essere dedicato soltanto agli interventi globali, e questo sarebbe come disattivarlo completamente, perché oggi non ci sono le condizioni per gli interventi globali, per cui noi vogliamo lanciare una campagna che affianchi alla sostenibilità la praticabilità degli interventi. L'altro rischio grande è, che in realtà questo provvedimento rimanga lettera e non diventi legge. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo pensato a tutta una serie di iniziative dirette verso i governi parlamentari e poi anche a dedicare una parte del budget di comunicazione di MADE per una campagna a favore di questo provvedimento, che segnali fortemente al governo, a chi decide, a chi vota e anche alla gente, che le nostre industrie sono a favore di questo provvedimento, ne hanno bisogno per sopravvivere, ne ha bisogno il sistema paese per non perdere l'occasione di rimodernare il proprio parco edilizio.